L'11 giugno del 323 a.C. Alessandro Magno morì a Babilonia e il suo corpo divenne presto fonte di contese, ma anche di grandi enigmi storici. Secondo gli storiografi, Alessandro Magno ha avuto più di un luogo di sepoltura e addirittura la sua bara sarebbe stata cambiata più volte. A seguito dei tantissimi avvenimenti che seguiranno, il luogo di sepoltura di Alessandro e dove sia effettivamente il corpo di Alessandro Magno è diventato uno dei più grandi misteri della storia. In questo video vedremo perché il suo corpo e la sua tomba erano così importanti e anche delle possibili soluzioni all'enigma della loro scomparsa. Già la morte di Alessandro Magno è molto misteriosa perché potrebbe essere morto per una malattia come la malaria oppure essere stato avvelenato forse dai suoi stessi generali che volevano il potere. Infatti, dopo la sua morte, i suoi generali cominciarono subito a litigare per il dominio sul grande impero forgiato dalle conquiste di Alessandro e il suo cadavere fu lasciato lì per 6 giorni. Nonostante il corpo sia rimasto esposto al gran caldo di Babilonia, le leggende dicono che i suoi generali lo ritrovarono intatto. Secondo gli storici antichi Curzio Rufo e Giustino, Alessandro chiese poco prima di morire di essere sepolto nel tempio di Amon-Ra nell'oasi di Siwa perché si riteneva figlio del dio Amon, identificato alla sua epoca anche con Zeus. L'oasi di Siwa si trova in Egitto e una prima possibilità è che il corpo di Alessandro si trovi qui, anche se sembra che le sue ultime volontà non siano mai state rispettate. Infatti, Perdicca, che era il più importante comandante di Alessandro, lo fece imbalsamare e mettere in un sarcofago d'oro. Per 2 anni il corpo di Alessandro rimase quindi a Babilonia, dove Perdicca gli fece costruire il più meraviglioso carro funebre che si fosse mai visto. Questo doveva sembrare un grande tempio istoriato con immagini dell'esercito di Alessandro e tutto coperto d'oro. Sarebbe stato trainato da 64 muli con corone e campane legate al collo. Perdicca ordinò che Alessandro fosse portato a Ege in Macedonia, che era il luogo tradizionale di sepoltura dei sovrani macedoni. Una seconda possibilità quindi è che il corpo di Alessandro si trovi effettivamente a Ege. Questa oggi viene identificata con la città di Vergine e qui è stata effettivamente ritrovata una tomba con un sarcofago d'oro. Sembra però che questa tomba appartenga a Filippo II, che era il padre di Alessandro Magno e non Alessandro Magno stesso. Infatti sappiamo che il corpo fu caricato nel carro ideato da Perdicca, ma durante il viaggio all'altezza della Siria venne rubato da Tolomeo, un altro dei generali di Alessandro. Tolomeo era convinto che avere il corpo di Alessandro Magno sarebbe stato sia un portafortuna sia un segno di prestigio, quindi dopo averlo rubato lo portò con sé a Menfi, che era allora la capitale dell'Egitto. Qui Alessandro avrebbe ricevuto la sua prima sepoltura ufficiale, quindi troviamo nel 321 a.C. già una terza possibilità per il suo luogo di sepoltura, ovvero Menfi, ma negli eventi che seguirono il corpo sarebbe stato ulteriormente spostato. Dopo il furto, Perdicca era infuriato e ha fatto guerra a Tolomeo sia per il furto stesso del corpo, sia per la grave insubordinazione che questo comportava nei confronti di Perdicca, che allora era il reggente della Macedonia. Ma in questo scontro Perdicca venne ucciso e Tolomeo uscì vittorioso, riuscendo a tenere per sé il corpo di Alessandro Magno. A questo punto Tolomeo costruì ancora di più la leggenda di Alessandro, enfatizzando il legame che Alessandro aveva con lui e dicendo che era stato uno dei suoi favoriti nella grande campagna alla conquista dell'Asia. Tolomeo avrebbe addirittura cambiato la bara di Alessandro e quindi rimosso il sarcofago d'oro e piazzato il suo corpo nel sarcofago di Nectanebo II. Nectanebo II era l'ultimo faraone d'Egitto e il suo sarcofago era rimasto vuoto perché il faraone era morto lontano dall'Egitto. Tolomeo aveva spostato il corpo in questo sarcofago dei faraoni per alimentare la leggenda che Alessandro non fosse figlio di Filippo II, bensì un figlio segreto di Nectanebo che sarebbe arrivato per un periodo alla corte macedone. Così facendo, in sostanza, voleva rivendicare la legittima discendenza di Alessandro dai faraoni e questa serviva soprattutto per legittimare il potere di Tolomeo e consentirgli di governare l'Egitto senza ribellioni. Infatti, il passo successivo fu che Tolomeo stesso si dichiarò fratellastro di Alessandro Magno, così poteva vantare di essere anche lui erede legittimo di Alessandro e dei faraoni.
Come abbiamo visto, il corpo aveva una grande importanza politica e culturale, infatti Tolomeo introdusse pure il culto di Alessandro equiparandolo a un dio in tutto l'Egitto. Secondo alcuni fu Tolomeo stesso a spostare nuovamente il corpo di Alessandro. Lui lo avrebbe portato verso la nuova capitale dell'Egitto, Alessandria, che era stata fondata proprio da Alessandro Magno, mentre secondo lo storico greco Pausania fu il figlio di Tolomeo, chiamato Tolomeo II, a spostare qui il corpo del famoso condottiero nel 280 a.C. Alessandria d'Egitto è la quarta possibilità che vediamo per l'ubicazione della tomba di Alessandro e è senza dubbio quella storicamente più probabile. Tolomeo IV spostò il corpo di Alessandro in un nuovo complesso monumentale nel 215 a.C. circa. Pare che il corpo venne inserito nuovamente in un sarcofago d'oro che forse era lo stesso progettato in origine da Perdicca. Tolomeo IV fece costruire per Alessandro un magnifico mausoleo ispirato a quello di Alicarnasso, che era una delle meraviglie del mondo antico. Il mausoleo di Alessandro venne conosciuto come Soma, che significa il corpo, visto che ospitava il corpo di questo eroe condottiero divinizzato. Forse il Soma era di forma circolare, potrebbe aver ispirato il mausoleo di Augusto e quello di Adriano, che poi diventerà famoso come Castel Sant'Angelo. In una camera sotterranea, insieme al corpo di Alessandro, vennero piazzati quelli dei Tolomei per enfatizzare ancora di più il legame tra Alessandro e questa dinastia. Visitatori da tutto il mondo conosciuto venivano per vedere il meraviglioso mausoleo e il corpo di Alessandro e questa divenne di fatto una meta turistica e di pellegrinaggio di quell'epoca. Ma la dinastia dei Tolomei non era destinata a rimanere per sempre potente come nel III secolo a.C. Infatti Tolomeo X nell'89 a.C. avrebbe dovuto fondere il sarcofago d'oro di Alessandro per pagare dei mercenari e quindi si dice che lo avrebbe rimpiazzato con uno di vetro e questo è un ulteriore cambio di bara per il povero corpo di Alessandro. Nel 48 a.C. Giulio Cesare avrebbe visitato la tomba di Alessandro. Infatti anche i romani mostrarono una grandissima ammirazione per il migliore condottiero dell'antichità e molto presto questa tomba sarebbe entrata in loro possesso. Si dice che anche Cleopatra VII abbia spogliato la tomba di Alessandro di beni preziosi per finanziare la campagna militare contro Ottaviano, ma nel 30 a.C., con la morte di Cleopatra, la dinastia dei Tolomei finirà e Alessandria passerà nelle mani dei romani. Anche Ottaviano Augusto renderà omaggio a Alessandro Magno portando fiori e un diadema d'oro sulla tomba, ma secondo altre versioni nel momento in cui ha visitato la tomba Augusto avrebbe danneggiato il corpo di Alessandro rompendogli per sbaglio il naso. Molti imperatori romani saranno attratti dalla figura di Alessandro, ma appunto in alcuni casi non saranno molto rispettosi della sua tomba. Caligola, per esempio, avrebbe sottratto la corazza di Alessandro, Caracalla invece si riteneva proprio una reincarnazione di Alessandro Magno e potrebbe aver sottratto pure lui degli oggetti o, secondo altre storie, averne depositato dei suoi nella tomba. In seguito Alessandria fu colpita da molti eventi distruttivi, quindi è possibile che la tomba sia andata perduta in uno di questi. Però nel 390 d.C. lo storico Libanio menziona il corpo di Alessandro ancora esposto ad Alessandria d'Egitto, solo che qui inizia l'enigma più grande perché solo 10 anni dopo il corpo sembra scomparire nel nulla. Nel 400 d.C. Giovanni Crisostomo, che era l'arcivescovo di Costantinopoli, si lamenta di aver visitato Alessandria senza trovare il corpo del famoso condottiero. Una teoria è che la tomba sia stata distrutta dai cristiani stessi in quel ridotto lasso di tempo tra il 390 in cui abbiamo trovato la testimonianza di Libanio e il 400 d.C. Infatti nel 391-392 d.C. dei decreti dell'imperatore Teodosio inasprirono le proibizioni verso i culti pagani, dando il via a una vera e propria persecuzione del paganesimo. Lo stesso Giovanni Crisostomo, per esempio, organizzò una spedizione di fanatici per demolire dei templi pagani ad Antiochia. In tutto l'impero furono distrutti molti templi e vennero appoggiati atti di violenza contro il paganesimo. Uno dei più noti si svolse proprio ad Alessandria d'Egitto. Nel 392 circa infatti fu distrutto il Serapeum, il tempio più importante della città, dedicato al dio Serapide.
La tomba di Alessandro Magno aveva avuto in realtà una funzione simile a questi templi, essendo stata un luogo di culto e di pellegrinaggio pagano, visto che i pagani lo avevano venerato come un dio. Dunque è possibile che la tomba di Alessandro abbia subito la stessa sorte di altri edifici e sia stata distrutta proprio intorno al 391 d.C. Questo farebbe tornare le date del racconto di Libanio e di quello di Giovanni Crisostomo, e queste combacerebbero anche con il periodo e le conseguenze dei decreti teodosiani. Però alcuni luoghi di culto pagani non venivano distrutti, ma venivano convertiti in chiese cristiane. A questo si è ispirata una teoria che ha fatto molto scalpore, quella di Andrew Chagg, che ha dedicato numerosi libri alla tomba di Alessandro. Secondo lui, infatti, la tomba sarebbe stata convertita nella chiesa di San Marco ad Alessandria. La chiesa in questione era al centro della città, proprio come la tomba di Alessandro, e in effetti la zona dove si trova sembra coincidere a grandi linee con le ricostruzioni storiche sull'ubicazione della tomba di Alessandro, e si diceva che la chiesa contenesse proprio un corpo, quello però dell'evangelista Marco. Nell'828 dei mercanti veneziani rubarono le reliquie portandole a Venezia, il cui patrono è appunto San Marco. Il corpo che era stato ad Alessandria sarebbe stato messo nella Basilica di San Marco, dove rimane fino a oggi, quindi secondo Chagg quello che oggi è venerato come San Marco a Venezia sarebbe in verità Alessandro Magno. Questa teoria è curiosa e affascinante, nel tempo è divenuta anche abbastanza celebre, ma non è proprio probabilissima per varie ragioni. Tra queste c'è il fatto che storici islamici riportano di aver visitato la tomba di Alessandro Magno successivamente all'828 d.C. Addirittura il diplomatico Leone l'Africano riporta di averla vista in una sua opera del 1550. Lui dice che alla sua epoca era come una piccola cappella a cui anche i musulmani portavano omaggio, dicendo che lì si trovava il corpo di Alessandro Magno, ma in questo caso potrebbe trattarsi già di una leggenda. L'ultimo grande personaggio storico collegato alla tomba di Alessandro è niente meno che Napoleone, e chi se non un altro grandissimo condottiero. Nel 1798 Napoleone arrivò in Egitto per la sua famosa campagna militare. I suoi uomini scoprirono nel cortile di una moschea un sarcofago egizio decorato che si diceva fosse il sarcofago vuoto di Alessandro Magno. Visto che poi gli inglesi vinceranno su Napoleone in Egitto, il sarcofago finirà nelle loro mani nel 1801. Da quel momento venne esposto al British Museum, però si rivelò il sarcofago di Nectanebo II. Se ricordate, per un periodo Tolomeo avrebbe piazzato il corpo di Alessandro in un sarcofago vuoto che era proprio quello di Nectanebo II. Quindi forse quello esposto al British Museum potrebbe essere stato per un periodo veramente il sarcofago di Alessandro Magno, ma del suo corpo non c'è traccia. Nel 1887 è stato rinvenuto a Sidone, in Libano, un famoso sarcofago che rappresenta scene della vita di Alessandro. Anche in questo caso si è creduto di aver fatto qualche passo in avanti per ritrovare la vera tomba del grande condottiero, però si è scoperto che il sarcofago non è il suo, bensì si crede che sia di un re chiamato Abdalonimo. Il mistero della tomba di Alessandro Magno ha affascinato tantissimi ricercatori, infatti ad oggi ci sono state più di 140 spedizioni di ricerca ufficiali per ritrovare la tomba, più possiamo immaginare un numero esagerato di ricerche indipendenti di vario genere che hanno coinvolto pressoché tutti i siti probabili che abbiamo visto in questo video. Però finora nessuna ricerca ha dato risultati soddisfacenti. Nel 2021 è girata la notizia che la tomba sia stata rinvenuta nell'oasi di Siwa, che se vi ricordate è il luogo di sepoltura desiderato proprio da Alessandro, ma secondo gli storici antichi mai rispettato dai suoi generali. Questo combacia con la teoria di un'archeologa greca chiamata Liana Suvalsi, che dal 1995 propone di scavare ulteriormente nell'area di Siwa. Come abbiamo visto però, sia nei racconti antichi sia nelle ricostruzioni degli studiosi moderni, la tomba di Alessandro Magno rimane un argomento contraddittorio e controverso. Così per ora la tomba e il corpo di Alessandro sono uno dei più grandi misteri della storia, avvolto in leggende di ogni genere. Adesso sono curioso anche di sapere la vostra opinione sull'argomento e se conoscete teorie alternative. Fatemi sapere quale ipotesi vi pare più probabile e se pensate che la tomba di Alessandro Magno verrà mai ritrovata. Se avete apprezzato il video, iscrivetevi al canale per non perdervi i tanti che usciranno sui grandi enigmi della storia.
E se vi va, consigliatelo anche a qualche amico appassionato di questi argomenti, troverà sicuramente dei video che possono interessargli. Grazie mille per la visione, vi aspetto al prossimo video. Ciao!